Come ti chiami? Ciao a tutti, sono Anna Pompole. Ciao, sono Alessandro. Chi sei? Sono un'agente immobiliare, sono iscritta a Fima Verona. Sono un agente immobiliare di Verona, iscritto a FIMA. Cosa ti è successo? 3 anni fa, ho scoperto di avere un tumore al seno. 6 anni fa ho avuto un tumore, a dire il vero due. Qual è la prima cosa che hai fatto quando ti è venuto il dubbio? Ragionevolmente non ho avuto mai nessun dubbio, non avevo nessun sintomo evidente, non avevo trovato nessun nodulo, però dalla mammografia c'era un'immagine che aveva lasciato qualche dubbio ai tecnici e poi il risultato è stata una diagnosi di carcinoma mammario. La prima cosa che ho fatto è stata rivolgermi al mio medico di base e andare a fare un'ecografia. Cosa hai provato quando ti hanno confermato la diagnosi? Allora, umanamente ho pianto e non ho capito molto bene che cosa mi stava dicendo il medico. Ho avuto un supporto molto valido da parte delle persone che mi sono accanto, della mia famiglia, e umanamente si piange e ci si dispera. La prima volta è stata abbastanza divertente perché sapevo che sarei diventato come mio idolo Paolo Vittor di Camera Caffè, che ha un testicolo solo. La seconda volta è stato un po' più fastidioso, un po' più noioso perché avrei dovuto cambiare tutto il mio gergo che comunemente uso, come non puoi rompermi i coglioni, rompermi le palle, che due palle, che giramento di palle, e quindi è stato abbastanza fastidioso. Come ti hanno curata? Sono stata curata agli ospedali di Verona, nel reparto di Breast Unit. Sono stata operata 2 volte, una volta per togliere quello che era stato trovato ed una seconda volta dopo un paio di settimane per pulire l'area. E dopodiché ho avuto 30 sedute di radioterapia per delimitare la zona e quindi eliminare ogni possibile cellula cancerogena. Purtroppo per il mio tumore non è che ci siano tante alternative, quindi. Che tipo di trattamenti devi fare? Attualmente sono ancora in cura e questo ancora per 2 anni e a questo ovviamente si aggiunge uno stile di vita il più sano possibile, quindi un'attenzione all'alimentazione e un'attenzione a quello che è tutto quello che ci circonda, quindi anche un pensiero positivo che deve sempre comunque coordinare tutte le cure mediche a cui ancora sono sottoposta. Allora, dopo il primo tumore e la rimozione del primo testicolo non ho subito alcun trattamento. Al secondo invece hanno preferito fare una chemioterapia preventiva e adesso sono in terapia ormonale per il resto della mia vita. Oggi come stai? Oggi sto bene, le cure sono importanti ma non molto invasive, quindi mi permettono comunque di avere una vita privata, una vita sociale, una vita professionale ancora attive. Ma a parte la sterilità irreversibile e il fatto che devo prendere un medicinale per il resto dei miei giorni, non mi sento tanto male. Cosa ti senti di dire a chi ha appena scoperto la malattia? Il mio consiglio a tutte voi che ci state seguendo, che guarderete questo video, è non mollare mai la presa. Non abbiate paura di fare prevenzione, anche in questo particolare momento storico. Gli ospedali sono sicuri, le cure sono sicure, la diagnosi è fondamentale, la tempestività è fondamentale. Il mio era un tumore piccolo, era di 3 mm. Nel mese da cui è stato diagnosticato, quando sono stata operata, è aumentato del 70%. Allora, sicuramente quella di non aver paura e sicuramente non avere imbarazzo. Questo tipo specifico di tumore ha una bassissima mortalità se scoperto e curato in tempo. Quindi la prima cosa da fare è rivolgersi al medico, il proprio medico di base, e effettuare insomma tutte le visite necessarie, ma soprattutto non aver vergogna e non avere timore di andare a farsi vedere, soprattutto in quelle parti là, perché noi maschietti abbiamo un po' più di remore nel farci controllare nelle po nostre parti intime. Che suggerimento vuoi dare a chi sta guardando questo video?
Il mio suggerimento a tutti voi è: non dimenticate la prevenzione. La prevenzione è importante, la prevenzione è fondamentale, non abbiate paura dei risultati, non tergiversate pensando che non succeda nulla. Il tumore è estremamente democratico, non guarda in faccia nessuno. Che siate giovani, che siate vecchi, che siate belli, siate brutti, ricchi o poveri, può capitare a tutti. Le armi ci sono per prevenirlo. Fatelo, non dimenticatelo mai. Allora, sicuramente è quello di toccarsi, nel senso non toccarsi nel senso sessuale del termine, però l'autopalpazione è uno dei, il primo metodo, la prima arma per prevenire questo tipo di malattie. Io stesso mi sono accorto tramite autopalpazione e sono stato fortunato perché l'ho preso in tempo e quindi non ho dovuto subire tutta una serie di terapie molto aggressive che avrei dovuto subire nel caso in cui mi fossi accorto molto più tardi in uno stadio più avanzato del tumore. Quindi sicuramente questo è il suggerimento che do a tutti quanti, quindi controllarsi anche se non si ha niente e l'autopalpazione. Allora, questo video l'abbiamo fatto per ricordare a tutti, in questo particolare mese della prevenzione, ottobre per le donne, di curare la propria salute, di non dimenticare la prevenzione, di non dimenticare i controlli. Sono importanti, se non li avessimo fatti io e Alessandro oggi non saremmo qui a parlarne. Esatto, grazie diciamo all'impulso di Anna, siamo proprio a cavallo dei due mesi che riguardano le nostre particolari vicende, infatti novembre è il mese della prevenzione e della sensibilizzazione contro la cura appunto ai testicoli, ai tumori testicoli e ai tumori alla prostata per noi maschietti. Quindi abbiamo deciso insomma di approfittare di questa combinazione per fare un video che speriamo vi sia piaciuto e per sensibilizzare sull'argomento che non se ne parla mai abbastanza. Quindi grazie a tutti e ricordate il nostro leitmotiv: toccati perché non ti tocchi.